paziente, donna antica, donna fragile, donna bambina, donna lontana, donna lieve, donna chiara, donna stanca, donna sincera, donna generosa, donna del volo, donna permessa. Anche Arezzo ha celebrato la Giornata Mondiale della Poesia con un evento organizzato dall'Associazione degli Scrittori Aretini Tageti in collaborazione con la locale sezione dell'UNESCO. Una giornata dunque in cui in un momento di spettacolo si sono incontrati, riunite emozioni, pensieri, poesia e musica fondendosi in un'unica armonia. Beh, la poesia purtroppo oggi è un po' in ribasso, nel senso che non c'è quell'interesse da parte della società verso la poesia, ma la poesia naturalmente lavora in silenzio e cerca di farsi ascoltare da laddove esiste ancora la sensibilità, esiste ancora l'amore per la vera cultura. La poesia, nella poesia c'è tutto, c'è il modo di vivere, c'è l'orientamento per una vita all'insegna dei veri valori che caratterizzano una convivenza umana e civile. Felice a vivere mio, sento che nella lotta muoio, ma rinasco più amara, ma anche più vera, mentre tristezze antiche distillo nel profondo e tesso. Ma adesso io sento di avere in te, poesia, trovata la difesa, che scudo ed arma insieme aprirà sentieri nei nodi dei pensieri, che scioglierà nel canto tutte le mie pene.